Per Ayman Safadi, il ministro degli esteri giordano, la decisione degli Stati Uniti di tagliare i fondi all'ONU per i rifugiati palestinesi porta con sé dei rischi non solo sul piano politico, ma anche della sicurezza. Centinaia di rifugiati arabi in Giordania hanno manifestato contro la decisione di Trump. L'agenzia dell'ONU ad oggi dà lavoro a circa 30.000 palestinesi, insegnanti e operatori sanitari. Ma non solo, grazie a questi fondi veniva garantita l'educazione di oltre 5 milioni di rifugiati in tutta la regione. Il premier israeliano ha parlato di un passo importante. Un'agenzia ha spiegato Netanyahu che perpetua i rifugiati, così finalmente si è cominciato a risolvere il problema, ha detto. Gli Stati Uniti ad oggi rappresentano il paese che ha contribuito maggiormente all'attività dell'agenzia, con un totale di 368 milioni di dollari versati nel 2016. Una decisione che per gli Stati Uniti ha lo scopo di fare pressione sui palestinesi e spingerli a tornare al tavolo delle trattative con Israele.